loro finetto 7 secondi possono essere una quantità di tempo molto lunga o molto molto corta. Come saranno? Sì, possono essere incolmabili come possono essere pochi, quindi oggi è una giornata di quelle che ci vogliono gli attributi per cercare di fare colpaccio. Io ce la metterò tutta e speriamo di poter festeggiare oggi pomeriggio. Antonio, 1:18 in classifica generale, ma tu oggi punti naturalmente a questa tappa. Sì, sì, anche perché guardando sull'altimetria è quella che si adatta più alle mie caratteristiche. L'altro giorno nella seconda tappa ho avuto buone sensazioni raccogliendo un ottimo quarto posto, quindi oggi cercherò di dare il massimo per fare bene. Naturalmente una grande squadra che ti supporta. Sì, sì, la squadra oggi sarà tutta a mia disposizione, ci sono degli ottimi elementi che mi aiuteranno e speriamo vada tutto per il meglio. Francesco, è inutile dirlo, indossare la maglia azzurra è un'emozione straordinaria. Sì, una bellissima emozione, anzi vorrei cogliere l'occasione per ringraziare Cassani e Amadori per avermi dato questa opportunità per migliorare e spero di aver fatto un buon lavoro per la nazionale e comunque oggi puntiamo ancora su Nocentini. Come sta andando la tua prima corsa in Italia? Bueno, está yendo bien, nos estamos intentando hacer un buen trabajo para el equipo y nada, ir mejorando poco a poco. È una bella emozione correre in Italia. Sì, la verdad que sí, me gusta mucho Italia y las carreras son muy duras. Gabriele Marchesani, il primo giorno siete stati in fuga con Pacchiardo, due top ten con Filippo Fortini, insomma una coppia Bartali che per voi va sempre bene. Ma per adesso sì, hai detto benissimo, abbiamo colto già due top ten con un sesto posto e un ottavo posto con Filippo Fortini. Una bella fuga alla prima tappa di Davide Pacchiardo che ci ha dato molta visibilità e oggi cerchiamo di fare bene con Davide Pacchiardo che proverà a fare la gara. Naturalmente un nuovo grande personaggio che sta al fianco della vostra squadra. Hai detto bene, Roberto Damiani è un personaggio molto noto al mondo del ciclismo professionistico, ci ha portato tanta esperienza e tanta professionalità e noi confidiamo in lui anche per un progetto di crescita nell'immediato futuro e stiamo provando appunto a creare una formazione professionale per il prossimo anno. A 9 secondi sono tanti o sono pochi? Ma sono pochi, ma oggi sarà sicuramente la tappa decisiva. 19 secondi possono essere niente, una tappa così puoi prendere minuti, però vedremo, insomma. Sicuramente nel gruppo dei migliori saranno, i distacchi saranno brevi, quindi se avrò le gambe per esserli ancora nel finale bisognerà inventarsi qualcosa per fare fuori il russo. Quarta ed ultima tappa della settimana internazionale di Coppie Bartali 2016, trofeo Banca Interprovinciale. La gara organizzata dal gruppo sportivo Emilia di Adriano Amici sta vivendo appunto il suo ultimo atto con la frazione più impegnativa, sicuramente la frazione che parte e si conclude a Pavullo. In maglia verde Banca Interprovinciale di leader della classifica generale Sergei Firsanov, l'atleta russo che ha conquistato il simbolo del primato dopo la tappa con conclusione a Sogliano, una classifica generale che la partenza di questa frazione nella giornata di Pasqua vede appunto il portacolori della Gazprom Rusvelo al comando con soli 7 secondi di vantaggio nei confronti di Mauro Finetto e 19 su Gianni Mosconi, il giovane talento che difende i colori del Team Sky, una delle rappresentative
sempre presenti alle ultime edizioni della settimana internazionale di Coppie Barter, il trofeo Banca Interprovinciale. Insomma, con una classifica così corta c'è da scommettere che assisteremo ad un grande spettacolo in questa giornata. Una Pavullo vestita festa, con i ragazzi della Pavullese appunto ad aprire la sfilata cittadina degli atleti partecipanti alla gara organizzata dal gruppo sportivo Emilia, come abbiamo detto, in maglia verde di leader Sergei Firsanov. Si parte in questo istante per affrontare appunto l'ultima tappa, quasi 3.000 metri di dislivello, 2.950 per l'esattezza, con un tracciato che andrà ad affrontare strade importanti. Siamo tra l'altro sulle strade di Romeo Venturelli, dicevamo, un tracciato che porta tutti i tifosi con il naso all'insù. Ci saranno i passaggi a Pavullo per quanto riguarda i Gran Premi della montagna, dopo aver affrontato i saliscendi che caratterizzano le fasi iniziali, ossia quello di via Sassorosso e poi Verica e poi ancora le ascese a Case Venturelli, per andare ad affrontare nel finale la difficile salita di Crocette e poi quella di Gaiato a pochissimi chilometri dal termine. Insomma, un pieno successo anche per quanto riguarda l'edizione 2016 della gara organizzata dal gruppo sportivo Emilia. Queste sono le prime fasi di corsa in cui il gruppo ha affrontato un veloce tracciato all'interno di Pavullo, possiamo dire sono stati gli unici chilometri di pianura di questa tappa conclusiva. Come sempre tantissima gente ai bordi delle strade in questa località, che è particolarmente legata al grande ciclismo, è particolarmente legata alla settimana internazionale di Coppi e Bartali. Insomma, sta per andare in archivio ancora una volta una grande edizione di questa gara, una gara che ha visto al via 196 corridori in rappresentanza di 25 squadre, 31 le nazioni che si sono date appuntamento, 31 le nazioni che sono state rappresentate nel parco atleti al via della corsa organizzata dal gruppo sportivo Emilia. Una gara che si è aperta con la bella vittoria di Manuel Belletti nella prima semitappa della giornata inaugurale ed è proseguita con il successo della Gazprom Rusvelo, la forte corazzata russa nella cronosquadre, con Arthur Ershov che è andato a vestire così la maglia di leader della classifica generale. Una maglia di leader che è cambiata nella seconda frazione, che ha preso il via da Riccione e si è conclusa a Sogliano, maglia di leader che è rimasta comunque in casa della Rusvelo, proprio appannaggio di Sergei Firsanov che si è imposto su quel traguardo. E poi nella terza tappa la volata imperiale di Jakub Marecko, uno dei velocisti di maggior talento per quanto riguarda il movimento di casa nostra, ragazzo dalle origini polacche ma che è praticamente cresciuto ciclisticamente in provincia di Brescia, plurivittorioso nella passata stagione, protagonista di un grande sprint nella tappa più pianeggiante, nella tappa di Crevalcore. Saremo a vedere cosa accade oggi appunto in questa frazione, abbiamo detto, con Firsanov al comando della classifica generale. Per quanto riguarda le altre classifiche, ha preso il via in maglia di leader della classifica punti Mattia Gavazzi, maglia della Selle SMP, Kirill Pozdiniakov, che tra l'altro vediamo nelle prime posizioni del gruppo in questi frangenti di corsa, veste la maglia verde Sidi di miglior scalatore, mentre il 21enne sloveno Domen Novak dell'Adria Mobil veste la maglia arancione della Felsineo, che contraddistingue il miglior giovane in classifica generale. Abbiamo detto 163 km e 600 metri da percorrere con le salite di Castagneto, di Crocette, di Gaiato, ma una tappa caratterizzata da tantissimi saliscendi. Insomma, il grande spettacolo di Pavullo, la filosofia, l'impronta che Adriano Amici, che il gruppo sportivo Emilia ha voluto dare alla settimana internazionale di Coppie Barteli, è quella di rendere la corsa incerta fino all'ultimo metro, e ne avremo sicuramente la dimostrazione anche oggi, tutt'altro che una passerella, ma una tappa destinata a sconvolgere e stravolgere sotto certi aspetti la classifica generale. Intanto con le immagini siamo al primo tentativo di fuga della giornata, al comando si forma un drappello, c'è il passaggio tra l'altro in zona traguardo a Pavullo, traguardo che viene affrontato diciamo in senso contrario rispetto a quello che poi sarà la conclusione della corsa, una settantina di chilometri di gara percorsi. Al comando
si trovano Grega Bole della Nippo Vini Fantini, Marco Tizza della D'Amico Bottecchia, Ivan Balikin della GM Europa Ovini, Alexander Polivora della Cols BDC Team. Diciamo un drappello ben assortito, con Grega Bole che molto probabilmente sta preparando un'azione di Damiano Cunego, che vediamo particolarmente vigile nelle prime posizioni. Fa piacere ritrovare Damiano Cunego, che tra l'altro in carriera ha vinto due edizioni della settimana internazionale di Coppe Bartali, oltre ad aver conquistato un secondo posto e un terzo posto. Dicevamo, fa particolarmente piacere ritrovare il veronese lì davanti a lottare. Tra l'altro è reduce da un brutto incidente che gli aveva causato la frattura di una mano, anzi ha partecipato alla gara del gruppo sportivo Emilia con uno speciale tutore alla mano, e quindi Damiano Cunego è lì davanti tra i protagonisti di questa giornata. Grega Bole, il vincitore del Gran Premio Costa degli Etruschi 2016, il velocista sloveno, quindi a dare un particolare impulso a questa tappa. Staremo a vedere cosa accade. Fa piacere vedere anche un giovane di talento come Gianni Moscon lottare per la classifica generale. L'ex campione d'Italia degli Under 23 in maglia del Team Sky si preannuncia come uno dei corridori da tenere maggiormente d'occhio in un futuro che non sembra nemmeno troppo lontano. Fasi conclusive di questa tappa, la fuga nel frattempo è stata ripresa e qui al comando troviamo un drappello veramente formato dai migliori in classifica generale. Abbiamo visto tra gli altri Bernal, il giovane talento colombiano, due anni fa medaglia d'argento ai mondiali mountain bike per la categoria juniores, un ragazzo che difende i colori dell'Androni Giocattoli Siderme, che intanto ad allungare Torres, l'altro colombiano. Vediamo Bernal con il braccio fasciato, era caduto nella tappa con arrivo a Sogliano. Firsanov non vuole lasciare spazio agli attacchi che possano impensierirlo, anche Finetto fa parte di questo drappello, così come l'atleta che è terzo in classifica generale, ossia Moscon. Non dimentichiamo che Moscon può contare sulla preziosa collaborazione di Michel Landa, lo spagnolo terzo al Giro d'Italia nella passata stagione, due vittorie di tappa nella Corsa Rosa, che ha debuttato in questo 2016 in maglia Team Sky proprio sulle strade della settimana internazionale di Coppie Bartali, trofeo Banca Interprovinciale. Intanto sono le ultime fasi di corsa, si registra l'attacco di Pirazzi. Intanto abbiamo visto un passaggio di Kirill Pozdyniakov, dicevamo Pirazzi si è portato al comando, il portacolori della Bardiani CSF è solo in testa, il miglior scalatore al Giro d'Italia del 2013, lui che conquistò una bella vittoria di tappa al Giro d'Italia a Vittorio Veneto nel 2014, si sta involando in solitudine verso il traguardo di Pavullo. Ormai siamo al gran finale, le fasi di controllo soprattutto tra i tre corridori che occupano le posizioni di alta classifica, ma gli applausi e l'affetto è tutto per Stefano Pirazzi, che tra due ali di folla va a tagliare a braccia alzate il traguardo, a conquistare l'ultima tappa della settimana internazionale di Coppie Bartali, trofeo Banca Interprovinciale. Frankhauser va a classificarsi in seconda posizione con Finetto in terza, non cambia la classifica generale nella giornata di gloria di Stefano Pirazzi. La settimana internazionale di Coppie Bartali, trofeo Banca Interprovinciale, va a Sergei Firsanov, è riuscito a guadagnare qualche secondo ai danni del russo proprio Mauro Finetto, che però si deve accontentare della seconda posizione in classifica generale, mentre al terzo posto Gianni Moscon del Team Sky. Va così in archivio una grande edizione della settimana internazionale di Coppie Bartali, e non poteva esserci miglior modo per chiudere l'edizione 2016 di questa gara che vede vincitore di tappa Stefano Pirazzi e vincitore della classifica finale Sergei Firsanov, che è anche il primo leader della Challenge Beghelli Emilia Romagna. Stefano, una gara caratterizzata da continui attacchi, coraggio, volontà, grinta, c'è tutto Stefano Pirazzi in questa vittoria. Sì, cioè, avevo una buona condizione, quindi insieme a Bruno abbiamo provato ad attaccare da lontano anche per cercare di ribaltare la classifica. Siamo andati veramente forti quest'oggi e poi sul finale ho allungato in discesa e sono arrivato qui all'arrivo. Sei stato accolto da un autentico boato, il pubblico del ciclismo ti vuole sempre bene.
Ma sono contento, io quando salgo sulla bici do sempre il massimo, forse anche per questo, e vedono il mio impegno, la mia generosità, e ogni tanto, non, cioè, sono più le volte che non vinco, ma quando riesco a vincere faccio delle belle vittorie. Sicuramente ci sono tante dediche da fare oggi. Sì, ci sono tante delle dediche, soprattutto alla famiglia Reverberi, alla Bardiani CSF, che hanno sempre creduto in me. Questo è il mio settimo anno in questa squadra, e poi devo ringraziare i miei compagni di squadra che quest'oggi hanno dato il massimo per chiudere dietro quando ero all'attacco. Mauro, terzo al traguardo, secondo in classifica generale, non era sicuramente il risultato che volevi, ma tu oggi hai gettato il cuore oltre l'ostacolo. Sì, la sfida era veramente impegnativa. Firsonov è stato veramente forte perché ha risposto un po' a tutti gli attacchi. Poi nel momento che ha ceduto Moscon, speravo cedesse un po' anche lui, invece lui non ha mai ceduto e io non ho fatto altro che rispondere agli attacchi. Non ne avevo per fare la differenza su una salita così. Poi speravo chiudessero, gli scherzi organizzassero per puntare almeno alla tappa con Gianni, invece si sono fatti lasciare, si sono fatti scappare Pirazzi, che è andato comunque veramente forte, bravo a lui. Peccato per la tappa, mi sarebbe piaciuto che rimanessimo insieme, che riuscissimo a cucire lo svantaggio per poi fare la mia bella volata, e invece purtroppo è venuto un altro piazzamento, ma dai, va bene così, va benissimo per la nostra squadra, sono contento soprattutto per la Crono Squadra e ringrazio tantissimo i miei giovanissimi compagni che mi hanno dato veramente una mano fantastica per questa classifica, e andiamo avanti così che ci divertiremo quest'anno. This is the time.